Dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il Salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Nadia Rinaldi. Ladies and gentlemen, Mirtilla! E buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Questa sera accanto a me nel mio salotto abbiamo Pino Azzardo. Ciao Pino. Buonasera a tutti e ancora grazie a Antonietta di farmi accomodare in questo salotto così comodo tutte le volte, quindi grazie ancora. Grazie a te per essere sempre al mio fianco. E poi abbiamo lei, una bravissima attrice, una grande donna, Nadia Rinaldi. Ciao Nadia. Buonasera a tutti. Ciao Pino. Ciao Nadia, buonasera, buonasera, buonasera. Come stai, tutto bene? Abbastanza, un po' raffreddati, ma è periodo, insomma, è routine, credo che in tanti stiamo così. Pure io sto uscendo da un'influenza bestiale. Nadia, benvenuto in questo meraviglioso salotto, il salotto di Mirtilla. Io vorrei sapere, cosa che chiedo sempre ai nostri ospiti, Nadia, come e quando hai scoperto questa bellissima, meravigliosa passione per il cinema, cinema dove tu hai lavorato con grandi attori italiani che resteranno e sono la storia, diciamo, del cinema italiano. Hai lavorato con Proietti, con De Sica, hai fatto film con Carlo Vanzina, Manfredi, Anna Lo. Come è nata Nadia, attrice? Ma la passione è nata sin da piccola, perché è iniziata veramente da quando ero piccina. Io, nella mia infanzia non c'erano molti cartoni animati, devo dire, con un papà che era molto appassionato della commedia, non all'italiana, della commedia italiana, perché all'italiana sembra quasi un diminuire il senso e la grandezza di quello che è la commedia, quindi certo. All'italiana l'avevo un po' mortificato come aggettivo, mentre la commedia italiana è proprio quello che la panoramica del cinema ha regalato per tanti anni. E l'italiano veramente ridotto, scomposto, ricostruito con tutti i suoi pregi, con tutti i suoi difetti, e quindi avendo vista tanta, proprio fin da bambina sono cresciuta con la voglia poi di volerle fare tutte le cose che avevo visto. Quindi tornarsi da bambina, dalle recite, dalla scuola, quando capivi che ero in qualche modo predisposta rispetto agli altri, e devo dire con degli insegnanti che non hanno mai bloccato le mie iniziative, anzi mi hanno sempre sostenuto, spingendomi a percorrere questo, appunto, un cammino artistico piuttosto che indirizzata da altre parti. Poi, avendo fatto il liceo artistico, poi avevo una passione per la scenografia, per l'architettura, però alla fine il teatro, il cinema come passioni sono risultate sempre quelle più forti, alle quali ero molto, è una materia alla quale ero molto più attratta, sentivo proprio una sorta di calamita che a doverla percorrere. E ho cercato la strada, quella più costruttiva, ho cercato l'insegnamento che ancora oggi insomma sono fiera di rappresentare. Credo che la scuola di Proietti è stata per me una scuola di grande formazione, con tutti i docenti, e soprattutto l'insegnamento più grande che devo a Proietti di affrontare, nonostante oggi ciò 50 anni, da quando l'ho iniziato ad oggi al futuro, di mantenere sempre la,
l'umiltà nel riconoscere, apprezzare e ringraziare il lavoro di tutti quelli che poi lavorano con te, sia davanti alle finte, ma soprattutto il rispetto più totale per gli addetti ai lavori, quelli che stanno dietro. Perché il lavoro non è se esce bene, non è fatto da un'unica persona, il lavoro se è forte è vincente perché è fatto da una grande squadra che lavora allo stesso obiettivo. Senti, dovessi tu consigliare, scusami Pino, volevi andare tu? No, no, vai, tranquillo. Volevo chiedere, ci sono tanti bambini che da piccolini vogliono sì. avvicinarsi alla chitarra, al pianoforte, quindi alla musica, e tanti bambini che dicono, ecco, che dicono io da grande voglio fare l'attrice. Qual è la scuola che bisogna fare? Cioè, che consiglio daresti tu ad una mamma? Perché magari ci sono dei bambini che proprio a scuola... Guarda, io mi sono trovata di fronte a questo interrogativo con mio figlio, perché poi non l'ho mai incitato a fare questo mestiere, però purtroppo avendo due genitori che lo fanno, mio figlio ha mangiato biberon, biscotti e poi ha sempre sentito le letture dei copioni, le prove, è stato sempre nei camerini, quindi in qualche modo diciamo che sembrava strano che non scegliesse questa come professione. Io ai ragazzi che hanno la voglia di fare questo mestiere, di affacciarsi a questa professione, posso soltanto dire che forse al tempo del neorealismo, quando c'era un grande Pasolini, quando c'era un grande Fisica, si poteva avere un bel volto e c'erano grandi maestri che comunque li raccoglievano anche per la strada e facevano recitare anche i sassi. Uh-huh. Oggi bisogna studiare, oggi ai ragazzi dico di studiare, di fare gli stage, di seguire dei corsi, magari la scuola in se stesso una sola forse non c'è, quella che ti insegna tutto, però ci sono tanti stage, andare all'estero, vedere gli spettacoli fuori, tornare, arricchirsi, soprattutto leggere, leggere, leggere tanto e conoscere, la voglia di conoscere non deve mai mancare, bisogna essere, dico sempre anche a mio figlio, curiosi come una scimmia quando si vuole fare questo mestiere. Questo serve. Perché una persona non... Sì, anche quando studi un personaggio, di solito quando lo studiamo dobbiamo sempre in qualche modo far riferimento a qualcuno, quindi di ogni individuo, certo. Non soffermarsi mai all'apparenza, manca a vedere il difetto fisico, che per tutti può essere un difetto fisico, per noi che facciamo questo mestiere quel difetto fisico può essere invece un aiuto a caratterizzare la personalità di un personaggio, quindi tutto dell'individuo è importante, e non soffermarsi appunto all'apparenza, essere profondi nell'andare nella conoscenza, approfondire sempre tutto e non fermarsi mai alle apparenze. La scuola comunque serve a perfezionare, sì. No? Quello che perché comunque bisogna avere delle doti. Il talento naturale, se ce l'hai, ma la scuola serve a metterti a conoscenza delle tue capacità. La scuola non fa altro che valutare se hai le capacità per fare questo mestiere. Poi con bravi insegnanti allora ti possono indicare, puoi fare questo, lavora su questo, guarda queste cose, queste corde, queste note lasciale, perché per adesso non ti si chiederanno, non hai le caratteristiche fisiche e magari anche timbriche per poter fare questi personaggi, studia invece su quest'altri che per te sono più giusti. Quindi la scuola, quando si trovano di fronte a un talento naturale, devono cercare soltanto di metterlo a conoscenza l'individuo di quello che non lo sa, però che studiando potrà raggiungere determinati obiettivi. E poi gli stage, ci sono tanti stage, conoscere tutto, anche il teatro, quello un po' più palloso, che dice oh mamma mia sono andata a vedere questa cosa, però madonna che no, anche quello serve, perché a distanza di tempo quelli dove tu ti sei mai magari più rotto le scatole per andarla a vedere, sono quelli che ti rimarranno più impressi, e alla fine passano 5, 8, 10 anni, prenderai un qualcosa e capirai che anche quello spettacolo palloso è servito ed è stato un insegnamento. Io ne ho fatto proprio in prima persona, posso dire che anche le cose più che magari non erano proprio rientravano nei miei gusti personali, però la scuola ci indirizzava ad andare a vedere, perché nella panoramica teatrale bisogna comunque sapere un po' tutto, conoscere un po' tutto, i vari stili, i vari modi. Magari uno più predisposto alla commedia brillante, all'opera classica, al teatro inglese,
ognuno ha le proprie preferenze, però poi nel bagaglio devi avere la conoscenza di tutto, perché alla fine tutto lo ritiri fuori, immagazziniamo tutti, abbiamo una memoria che accumula tante cose, non ce ne rendiamo conto. Nel momento in cui andiamo a lavorare ci andiamo a ricordare anche di quella cosa che avevamo visto tanto tempo fa che non ci era piaciuta, però forse può servire per il lavoro che stiamo affrontando in quel preciso istante. Ottimo. Nadia, io volevo invece sapere, tu hai citato prima, dimmi, che vieni praticamente dal laboratorio Gigi Proietti. Sì. Secondo te, io ho una mia idea su questa cosa, ma secondo te, dimmi. Tu hai scelto il meglio? Io credo di sì, per quanto mi riguarda. Ma io lo voglio chiedere a te, che comunque fa. Secondo te tu hai scelto il meglio, il top, cioè la. Io allora sì tesoro, sì, perché allora tu calcola che io prima di essere un'allieva di Gigi Proietti, devi sapere che io sono stata una fan sfegatata. Il mio primo spettacolo lo andai a vedere con mio padre a Piazza Mancini, che era Meglio Occhi Please, e avevo solo 11 anni. Al Teatro Tenda, bravo. E io sapevo lo spettacolo di Proietti a memoria. Quando io lo vedevo in televisione, fece il suo primo spettacolo con gli attori della sua scuola, che era il primo anno, quindi gli attori erano Rodolfo Laganà, Massimo Weissmuller, Paola Tiziana Cruciani, Pino Quartullo, erano tutti loro. E fece questa trasmissione televisiva dove utilizzava i ragazzi, cioè avevo 14 anni, lo spettacolo si intitolava Attore Amore Mio. Io stavo in salone con mia mamma e lui rappresentava questa scuola, e io dicevo a mia mamma: mamma, sappi che io un giorno starò tra quegli allievi, perché è quella la scuola che voglio fare. Che bello. E io l'ho inseguita fino ai 20 anni, io ho inseguito quella scuola e feci la domanda una volta. Arrivai in ritardo, aspettai un anno, riuscì il bando di concorso e a 20 anni sono riuscita, nell'88 sono riuscita a vincere il provino e ad entrare nella scuola. Erano 11 uomini e 9 donne, ma io pensavo fosse una scuola privata, chissà quanto costasse, andai a fare la cameriera, andai a fare le pulizie, andavo a fare l'assistenza agli anziani per raccimolare un po' di soldini, perché pensavo che fosse una scuola costosissima, invece poi alla fine ho saputo che era una scuola, vincevi il bando di concorso, si vinceva il concorso praticamente, era un bando regionale e c'era una commissione, non solo quella didattica di Proietti e tutti gli altri docenti, ma c'era proprio una commissione regionale col dottor Marchi, presidente della Regione Lazio, che ci provinavano. 600 persone si presentarono a questo provino e ne presero soltanto 20, 11 uomini e 9 donne. E credo che questo Nadia, su quali basi prendono le persone? Cioè, loro devi avere comunque il talento. Loro devono il talento, loro lo, anche se tu non ne sei a conoscenza di possederlo. Loro però sì, il talento lo vedono, devi avere capacità canore, perché Gigi insegna una cosa: chi sa recitare non si può permettere di essere stonato, perché se si è stonato si è stonati anche in scena quando si dicono le battute. Quindi il provino consisteva appunto in un monologo tratto da una commedia, appunto, che si potesse conoscere, e poi c'era il provino canoro su basso, accompagnamento musicale, quindi con il maestro vicario che era a disposizione, quindi si portava allo spartito, altrimenti la base originale senza microfono. E il provino canoro era, cioè, indispensabile. Se andava male il provino canoro, rischiavi di non essere ammesso al corso. Quindi per Proietti la musica è stata fondamentale, anche perché l'attore si deve intonare, stonato a dire la battuta, anche l'altro attore che ti si rivolge. Sì, se si intona un attore stonato fa due stonati poi che recitano in scena, quindi è una questione proprio di musicalità. E la musica anche per Proietti era fondamentale, e mi sono resa conto quanto è vero che sia fondamentale nel recitare, perché poi quando si recita bene e dici hanno recitato, che era una musica proprio, no? Significa che era tutto, funzionava tutto per bene. È come se le battute fossero scritte su un pentagramma.
A proposito di musica, signora Rinaldi, perché sì, io voglio dire questa cosa, non so quanti lo sanno, che tu, oltre ad essere l'attrice che sei, che tutti conosciamo, hai anche una meravigliosa voce. Quindi la mia domanda è, quando il primo disco di Nadia Rinaldi? Ma guarda, il disco lo lasciamo fare ai cantanti, perché io non rompo mai le scatole a nessuno, sono gli altri che vengono a rompere le scatole nel nostro settore, no? Però insomma, un attore bravo, preparato, deve saper cantare, non ti dico che deve essere un grande ballerino, però deve anche sapersi muovere e essere nelle condizioni di saper fare anche una coreografia se l'hai richiesto, perché l'attore può recitare nel musico e il musico deve sapere che si canta, si balla e si recita. Non ti chiedo di fare il trapezista perché mi sembra troppo, però poi abbiamo Massimo Ranieri, insomma, che ancora ancora cammina con le sue scarpette sulla palla, si fuma la sigaretta e canta Non perdere l'amore. Però quelli sono geni che nascono una volta sola. Grande Massimo. Però ecco, l'attore deve essere completo e deve saper far tutto. A me piace cantare dove c'è uno spettacolo che ha richiesto anche un momento musicale, sono sempre molto più favorevole a parteciparne. E adesso farò uno spettacolo con Manuela Villa, quindi ogni tanto ci dilettiamo noi a cantare, abbiamo fatto anche un pezzo insieme che molto presto sentirete, che fa parte del suo album. E sì, mi piace molto, amo molto la canzone romana e napoletana, lo sanno ormai tutti, ho fatto anche un concerto che porto l'estate in giro con questo gemellaggio, perché io sono romana, romanista, questo in primis, ecco. Però simpatizzante del Napoli, quindi quando gioco alla Roma sono romanista, però mi informo sempre di quello che ha fatto il Napoli. C'è intanto Luciana. Se non fossi stata romana, volevo essere napoletana. E infatti, c'è Luciana da Tenerife che ti scrive: Nadia, sei senza fronzoli, una donna di spettacolo con molta modestia. Parli come parlerebbe una mamma ai propri figli. Sei grande. Grazie. Non bisogna mai dimenticare il nostro primo compito qua, quindi appunto fare l'attrice è un mestiere, ma il primo mestiere è essere figlia, e quindi da figlia sempre rispettosa nei confronti dei genitori, poi da figlia diventi una moglie. Non sono stata sicuramente una moglie perfetta, perché però dei matrimoni ce ne stanno due alle spalle, non sono andati non per me, perché se era per me ho sempre abbandonato tutto per costruire una famiglia che poi non sono riuscita ad avere come io volevo. E sono una mamma, ripeto, anche se prima ero soltanto un'attrice, ora sono una mamma e do la priorità al fatto di essere genitore. In un momento storico come questo che viviamo, si ha paura di tutto, perché i nostri figli, come escono di casa, sono esposti a grandi rischi, c'è tanta aggressività, c'è tanta maleducazione, c'è tanta cattiveria, quindi vivo le stesse paure che vivono genitori che fanno tanti sacrifici per questi figli, e quindi sono molto premurosa, a volte forse troppo, anche un po' schiacciante, oppressa, però è oppressiva come mamma. Mi dicono: ma lascia perdere, lasciaci respirare. Però so che non è facile, e poi faccio anche l'attrice perché è il mio mestiere, e cerco di essere molto molto Nadia, e sicuramente negli anni mi sono diciamo catturata la simpatia di tanti, perché mi vedono come una di loro, come una sorella, come un parente, come una vicina di casa. Ma va bene, questa è la forza per andare avanti. Non bisogna mai montarsi la testa, perché non viviamo in un paese dove te puoi montare la testa, perché oggi ci stai, oggi sei una stella e domani ti si dimenticano e cancellano tutto quello che hai fatto. Quindi anche piccole, perché, cose, insomma, piccoli sono successi da accumulare, e alla fine sono 30 anni che, grazie a Dio, con alti e bassi vivo solo del mio mestiere, quindi va bene così, rimanendo sempre coi piedi per terra e non dimenticandomi mai da dove provengo e quali sono le mie origini, che sono state poi la forza che mi hanno fatto avere il successo, mantenendo sempre i piedi per terra. Questo è un consiglio che do a tutti quanti. Quindi Nadia, scusami, parlando di giovani, questa è una domanda, sì, diciamo,
tu credi che Riccardo farà l'attore? Riccardo già fa l'attore, Pino. Sì, ma lo farà? Secondo te? Ma secondo me sì, perché nonostante abbia soltanto 19 anni tra pochi giorni, è uno che ha respirato comunque questo mestiere sin da bambino. Aiutava me a ripassare i copioni in teatro, veniva a vedere 3 prove e sapeva lo spettacolo a memoria, non solo la parte di mamma ma la parte di tutti e 8 gli attori della compagnia, quindi ha sicuramente delle capacità non indifferenti. Quello che dica lui è quello di studiare sempre, non è il figlio di né il figlio di nessuno, è lui. A maggior ragione quando si è figli di qualcuno ti mettono subito in croce e ti penalizzano, quindi devi sempre sapere più degli altri. Sei penalizzato a volte, però lui ha il cognome del papà, quindi devo dire la verità, neanche lo dice a volte che è mio figlio, e questo mi fa piacere perché va avanti con le proprie forze, con le sue capacità e le sue forze. Scusami Nadia, adesso mi aggancio a sta cosa. Secondo te, per come tu vedi oggi le cose, sempre nel campo artistico, è cambiata la scuola artistica da quella che hai fatto tu ad oggi? Cioè, in bene o in meglio secondo te? O in peggio secondo te? Ma guarda, sono cambiati i meccanismi. Prima noi giravamo in pellicola e oggi si gira in digitale, quindi già questo è cambiato. Prima, se non facevi teatro, non avevi una preparazione teatro davanti a una macchina da presa, non ci potevi andare. Oggi ti ritrovi personaggi che hanno fatto fiction, magari hanno fatto soap opere, e ti ritrovi nei teatri. Oggi usano sempre spesso quasi microfoni, quando prima il microfono si usava soltanto nella commedia musicale, al momento che l'attore doveva cantare la canzone. Fine la canzone, si spegne il microfono, poi va avanti con la sua voce. Ti dico sempre, Proietti ci insegnava che la voce la devi far sentire fino al signore che sta all'ultima fila, praticamente dove stanno le tende per poi uscire nel foyer, perché sicuramente sta all'ultima fila ma si è messo i soldi da parte per venirti a vedere, quindi certo, ha più diritto di tutti gli altri, lui e quelli che stanno in galleria, di sentire quello che dici, e quindi devi usare la tua voce. Oggi la tecnologia comunque ha in qualche modo ha aiutato persone che magari di preparazione ce ne avevano meno, scusate ma sto ancora un po' costipata, ne avevano meno. Però io dico sempre che se si vuole fare questo mestiere, l'importante è farlo con passione, l'importante è farlo con convinzione, perché insomma recitare, sdoppiarsi, essere un'altra persona che non vesti soltanto gli abiti di un personaggio, tu in quel momento ti prendi l'anima di un personaggio, te la devi far tua e la devi rendere credibile agli occhi degli altri nel momento dell'esibizione. Quindi il lavoro dell'attore è un lavoro grande, è un lavoro importante, è un lavoro di grande psicanalisi, perché quando si entra ad affrontare determinate corde non ci si deve soffermare soltanto come si dice la battuta o che costume metto per andare in scena. Se il personaggio è vero e quando lo reciti arrivi al cuore dello spettatore, significa che tu hai rubato l'anima in quel momento di quel personaggio, l'hai fatta tua e l'hai resa vera alle orecchie di chi ti ascolta. Quindi è un grande lavoro quello dell'attore, per questo non tutti domani mattina si possono svegliare e decidere faccio l'attore. Domani mattina io non mi sveglio e dico oggi voglio fare il dentista o oggi voglio fare la modella. Prima perché c'è scritto la modella, secondo perché non ho studiato anni e anni per diventare un dentista. Però purtroppo noi viviamo in un paese dove domani mattina la modella, se decide di fare l'attrice, oggi gli fanno fare l'attrice, al dentista che fino a ieri ti ha fatto terapie canalari, ti ha tirato un dente, se vuole fare l'attore gli fanno fare l'attore. Io solo un po' di questo sono arrabbiata, capito? Che siamo poco tutelati come categoria, ognuno deve fare il suo, ogni mestiere ha bisogno. Elio, la terra dei cachi, la solita terra dei cachi. Insomma, è così, è un po' così, solo di questo io sono un po'
un po' arrabbiata, però poi alla fine c'è posto per tutti e chi ha capacità continua, chi non ce l'ha, è stata un'avventura di breve tempo e poi tornare se la meteora o magari tornare a fare il dentista o il figlio della vista o la modella, insomma va bene così. Si dice a Napoli chi te ne ha stoffo poi alla fine esce fuori. Ah, va, è un detto che chi conosco. Stoffo, poi si fa il sito. È un detto che conosciamo. Nadia, noi siamo veramente felici di averti avuto qui con noi e vorrei che adesso tu salutassi tutti i nostri ascoltatori dicendo il tuo nome e poi fai quello che vuoi, di quello che vuoi per salutarli. No, io innanzitutto sono felicissima di essere stata ospite nel vostro salotto, questo mi rende molto molto felice di essere stata scelta appunto come personaggio per tenervi compagnia. Che dire, ho risentito un grande amico che è Pino, con il quale ho passato delle vacanze strepitose, abbiamo cantato insieme, abbiamo fatto dei duetti non indifferenti, insomma ci si ricorda un sacco di gente, belle serate. E che dire, rimanere sempre con i piedi per terra, siamo dei comuni mortali, poi sì, c'è chi ha dei lustrini in più, c'è chi ha dei riflettori un po' più puntati, però alla fine insomma facciamo tutte le cose nello stesso identico modo, senza andare a specificare quali, tipo dormire, alzarsi e fare tutt'altro. E cerchiamo di fare quello che ci piace, ecco, finché ancora riusciamo a fare le cose che ci piacciono, dobbiamo ritenerci fortunati. Quando ci dobbiamo rassegnare a fare quello che non ci piace, diventa tutto un po' più sofferente. Nonostante le difficoltà, mi reputo una persona felice perché continuo a fare quello che ho sempre desiderato fare da quando ero bambina, o l'attrice o la cantante, quindi recito, ogni tanto canto pure, riesco a seguire i miei figli nei loro impegni, sono una mamma abbastanza apprensiva, e a volte avrei bisogno di un clone per riuscire a fare tutto. È un lavoro che richiede anche tante rinunce, non solo il lavoro dell'attrice ma anche il lavoro di genitore, e quindi si cerca di poter fare, insomma, funzionare il tutto per salvare capre e tavole. Sono felicissima di essere stata con voi e l'appuntamento è a teatro, se mi seguite sulla mia pagina saprete le date e venite a vedermi. I nuovi lavori, appunto questa commedia con Manuela Villa e Gianni Nazzaro con la regia di Claudio Insegna, si chiama L'Imbianchino. Andremo anche a Napoli, a Bologna, in Calabria, a Roma, al Teatro Roma e al Teatro Manfredi di Ostia. E sono tante le seguono perché te lo so, quindi se volete sapere tutto quello che faccio, sì. sanno dove seguirmi, insomma, e sono tante e non finisco mai di ringraziarli. Nadia, a proposito, ma rifai l'isola? La rifai? No, guarda, io ci stavo pensando l'altro giorno, c'avevo un mal di ossa allucinante, insomma. È caduta. Vestiti, bolla, capote, sciarpe, sci, guanti, cappello, odio. Io vivrei in costume con una canottiera, l'infradito, e mi farei il bagno e tutto ciò che è al mare. Io vivrei in una capanna 6 mesi l'anno. Dovrei stare al sole perché almeno mi fa bene pure le ossa. Odio il freddo, odio la montagna, odio la pioggia, io dovrei stare al caldo. Quindi stavo pensando in questi giorni proprio preparativi dello scorso anno dell'isola, sarei ripartita ma di corsa subito. Quest'anno no, sono andata l'anno scorso, però non è detto insomma che sai, un inviato, una sorpresa in aula, che sono sempre presentissima, si può fare. E mi sento in prima fila. Soltanto l'idea di riprendere l'aereo e andare in un paese caldo, guarda. Nadia, ci saluta Antonellina, tantissimo. Ma dai, ringrazio, sì. Salutala. E a Riccardo invece lo saluta Sofia. Ah, Sofia quale Sofia? Non lo conosce personalmente, però logicamente dice magari io saluto la mamma, magari la mamma ci saluta. Certo, ormai mi scrivono, sono innamorata di Riccardo, voglio diventare tua nuora, ma quanto è bello Riccardo. Riccardo deve studiare e si deve applicare.
che sta facendo una cosa molto importante, sono felicissima per lui, gli faccio tanto in bocca al lupo, però ha bisogno di concentrazione e di tempo per studiare. Beh, è normale, se esce con belle ragazze sono sempre felice anche per lui, insomma. Certo. Però sono contenta perché ha riscosso tanta simpatia e tanta ammirazione da parte di tante persone, quindi sono felice, come inizio è un buon inizio. C'è Luciana invece che ti invita a Tenerife, quindi se vuoi andare... ma guardate, ti lascio il mio numero di telefono, poi lo lascio a loro, Pino già ce l'ha. Non sono mai stata penso a Tenerife, sì, volevo andare a Malaga perché sono stata invitata a Malaga, però anche Tenerife non mi dispiace. È bello. L'importante è che adesso si possano fare i bagni. Sì, lei li sta facendo. Nadia si sta benissimo, a Tenerife si sta alla grandissima, Nadia. Mamma mia, ma sai che c'è tanta gente che se ne va dall'Italia per andare a Tenerife? Sì, è vero. Ma ti sto pensando pure io di andarmene definitivamente. Vabbè, ma dobbiamo cambiare le cose qua per fare in modo che gli altri vengano a stare qua. Ormai sono finalmente in tanti che ci mandano via noi. Però questa è una nota molto dolorosa del nostro paese. Cresciamo i figli, li facciamo studiare, facciamo i sacrifici e poi sono costretti ad andare da un'altra parte. Quindi questa è un'altra nota dolente di cui diventa quasi una piaga in questo paese, perché insomma certo. Io studio, ho fatto sacrifici, abbiamo speso soldi nel nostro paese, vorrei che il nostro paese poi li ricompensasse, i nostri figli, no? Infatti. Con dei buoni posti di lavoro, invece poi per trovare lavoro sono costretti ad andarsene via, lasciando le famiglie, lasciando anche dei grandi vuoti, quindi certo. Poveri. Va bene, io ti ringrazio di nuovo, ti ringrazio, ti do un abbraccione e spero di poterti venire a vedere, ok? Pronto? Ho perso un po' tutti? No, io ci sono, non sai che abbiamo perso Nadia, sì. No? Forse sì, vabbè, chiudiamo qui e poi la richiamiamo, ok? Va bene.